piace tanto. Silvio. A tutte le unità, a tutte le cellule dormienti, a tutti i sudditi, 9 e 10 aprile si vota per liberare la RAI. Forza ragazzi, svegliatevi dal torpore, 9 e 10 aprile. Cioè nel 2006 c'è questo signore che in buona fede è convinto che se vince la sinistra gli tolgono la casa, aumentano a dismisura le tasse, c'è Caruso che rubano i supermercati. Cioè è proprio un terrorismo psicologico, capisci? Che legittima una banda di persone che stanno intimidendo i giudici, soffocando la libertà di stampa. Hanno cacciato Enzo Biagi, hanno cacciato Santoro, la Guzzanti, tutti questi artisti e giornalisti, perché? Per impedire alla gente di fargli conoscere la verità. That's all we have. You will find. E il problema diventa Caruso e Luxuria. Lei sa chi è Luxuria, eh? Caruso? Every step of the way. Lei sa che sono 25 pregiudicati in Parlamento con sentenza definitiva? C'è gente che non potrebbe fare il concorso per bidello o per infermiere, sono senatori e deputati. E sono quasi tutti in Forza Italia. Chiedo scusa. Pronto? Far behind us. L'Economist, il Fondo Monetario Internazionale, le massime autorità economico-finanziarie del mondo dicono che l'Italia è a rischio Argentina. Crescita zero nel 2005, le casse di Mediaset scoppiano di quattrini. Come mai? Avremo le signore con le pentole, come in Argentina, che protestano, mentre le casse Parmalat e Mediaset scoppiano come forzieri. Si vendono più barche a vela e più macchine d'epoca, e l'ultima settimana del mese... No, sì, ma se stiamo andando a Palazzo Reale, ha ragione. Ok, no, ma sono proprio... Nessuno si è lamentato. Andare a votare? Più simpatia verso il mortadello o verso quel nano? Non me ne intendo. Più sul Silvio? Più sul Silvio. No, sì. Per il 9 e 10 aprile avete già le idee chiare? Berlusconi no, in modo più assoluto. Non c'è Silvio una persona Romano. Serio che il pensa che è una persona seria. Per seguire chiaramente i valori della famiglia, cosa che secondo me la sinistra non ha intenzione però di fare. Però preferisco dare esempio. Il mio a uno sborone che ha delle idee chiare, per carità. A mio parere, poi. Cazzo, è stato presidente dell'Eri, ragazzi. Non si può dire che le coppie di fatto possano diventare un modello. Quindi praticamente secondo me già il centrodestra è più per sotto casa mia. Comunque la famiglia proprio originale e vera e propria. Forza ragazzi, svegliatevi dal torpore, 9 e 10 aprile. Non sto cercando di vendervi una vacanza a Sharm el Sheikh per 500 euro compreso il volo. Attenzione amici. Vi sto dicendo che c'è una banda di criminali dal colletto bianco che da anni governa le vostre vite. Vi interessa? No, nel modo più assoluto. Silvio Romano. Né uno né l'altro. Quindi non andrete a votare? No, io no di sicuro. Sarebbe veramente... Guarda, una vergogna, mi ha promesso la pensione e poi non me l'ha data perché lui lo raggiunge per 100 euro. E vuole. Chi gliel'ha promessa? Berlusconi. Col manganello funziona il cervello, lo dice aiuta tutta l'Italia. Il manganello aiuta. Gli do io i Globas dopo. E l'olio di ricino? E l'olio pure, e anche i cristeri. Io sono per la pena di morte. Chi tocca i bambini, caput. Chi violenta le ragazzine, quale castrarli, caput. Quando il potere diventa eversivo, il singolo cittadino ha il dovere di esprimere la sua rivolta. Chiaro? Grazie. L'unico uomo in Italia che è morto povero si chiama Benito Mussolini. Lui non ha rubato niente. E se non ci credete, io ho i libri a casa e li leggo.
non solo i libri, ma anche ho fatto in tempo vedere in tempo di guerra. C'è un po' di nostalgia? Sì. Con bei tempi? Io dico di sì, perché in casa mia c'era un comando tedesco, perché la cassina mia era grande, c'era 26 tedeschi della SS e Gestapo. Bello. Andavo in giro col moto Sidecar in fianco loro, io ero bambino, da notare, 10 anni, mica... Certo. Ma ad ogni modo bisogna lavorare anche in certi posti per saperle le cose. Se c'era Benito, al Furel! Grazie. Con la grande speranza, questa volta si vota proprio con la grande speranza. Speriamo. C'è qualcuno? A tutte le cellule dormienti, a tutte le unità. Radio Foppa per le unità dormienti. Radio Foppa. C'è qualcuno, amici? Ok, quando è in vigore l'euro, basta che la sera diceva il trans si paga 50 centesimi e si bloccava tutto. Invece da 1000 lire hanno portato subito a 1 euro, 2000. Allora la colpa è del Prodi o di quel governo qua? Scusa, Ma lui era lui a decidere? No, lui non c'era da decidere niente. Perché quando è andato su adesso l'euro, chi è che c'era al governo? C'era il Prodi o Berlusconi? Scusa, Ragioniamo con la testa o ragioniamo con i piedi? Lui doveva fare subito il primo intervento. La nostra lira è andata 1 euro. La nostra lira è andata perché qui in Italia hanno fatto la legge solo per i signori, per quelli che hanno i soldi, hanno guadagnato loro. Le assicurazioni, io pagavo 500.000 lire di alla macchina, adesso pago 500 euro, chi è che si è guadagnato? Chi ha i soldi si è guadagnato, non i poveretti, non c'entra niente l'euro, anzi se non eravamo dentro con l'euro, a coloro qui eravamo sottoterra, si ricordi? Il motivo? Il motivo perché l'euro ci ha salvato come interessi. Scusa, se non eravamo dentro, adesso si pagava il 20% di interessi, non il 2% come stiamo pagando. Comunque non la nostra lira è diventata un euro. È diventata un euro perché l'hanno fatta diventare 1 euro. Ha capito? Comunque è diventato 1 euro. Chiedo scusa, permettete una parola? Siamo per Radio Foppa, la nuova radio del quartiere. Voterete per il 9 aprile? Ma vedrò. Avete già un'opinione? Ma ci sono le elezioni politiche. Ah, e allora? Buon pomeriggio. La notizia del giorno la conosce? No. Cioè che la Cina ha protestato con il governo italiano perché Berlusconi ha detto che i comunisti cinesi bollivano i bambini per farne concime. Non lo so, hai capito? Non lo so. Prodi o Berlusconi come simpatia? Per Berlusconi. Sono i due leader, Prodi e Berlusconi. Qual è il più simpatico? Non metterli uno contro l'altro, Morino. Devono mettersi alleati per non conflittualizzare diversamente le opinioni, altrimenti è una terza linea sempre uguale alla loro, e peggio ancora. Devono stare uniti? Non so, almeno. Cinese? Sovvia. 那个咋关键是不会说英语
Sei cinese? No, Pudong, Pudong. China? China? China, China. Conosci Silvio Berlusconi? Conosci, do you know? Silvio Berlusconi, Berlusconi, aspetta. Buongiorno, 10 aprile che si fa? Buongiorno signora. Do you know? Berlusconi. Berlusconi? Ok. Berlusconi ha detto che i cinesi, no? Mangiavano i bambini, bollivano i bambini. No. I padri dei bambini. I padri dei bambini. Esatto. Mao bolliva i bambini e Berlusconi Prodi, che è un mortadella che dice che non ha niente, ha tre aziende nel Sassolese. C'ha, dove? A Modena. Sassuolo? E cosa fanno? Le mattonelle. È primavera! A tutte le unità, a tutte le cellule dormienti, Radio Foppa, prove tecniche di libertà. Forza amici, usciamo dai tinelli, usciamo dal guscio, forza ragazzi, per essere liberi. Mi scusi, già per chi votare? Non ancora. Aspetta i dibattiti? All'ultimo momento, vedremo. Un giudizio su Berlusconi? Perfetto. Positivo? Sì. Grazie. China? Against Berlusconi? China? I bambini bolliti ai tempi di Mao. Ha già le idee chiare per il 10 aprile? Sì. Chi voterà? Abbastanza. Io voterò per Prodi. Una priorità per il governo Prodi quale può essere? Ce ne sono tante da mettere a posto, abolire qualche legge e poi vedere, essendo lui un buon economista, io l'ho conosciuto perché di Reggio Emilia l'ho conosciuto da quando aveva 10 anni, questo ragazzino. Com'era da bambino? Com'era da bambino? Intelligentissimo, sempre 10, ma sono 10 figli, no? Tutti laureati, 30 con lode. Alla normale di Pisa, Bologna, intelligentissimi. È sempre bravo, cattolicone forte. Ai tempi di Mao, in Cina, si bollivano i bambini. Grazie. Vado? Radio Foppa, prove tecniche di libertà. La mia opinione è che se il problema fosse Silvio Berlusconi solamente l'avremmo risolto facilmente il problema, senza nemmeno andare a votare. Basterebbe non votarlo? No, basterebbe eliminarlo. Fisicamente? Non lo so, io sono un non violento. Lei lo voterà? Tanto per dire. Se non l'ho votato non lo voterò, ma non è lui il problema. Il mio schieramento è sempre stato uno schieramento. Io vengo da un'epoca, ho 58 anni, vengo da un'epoca in cui c'erano dei politici veri e si chiamavano Spadolini e si chiamavano La Malfa, padre si intende perché l'altro. E quindi e si chiamavano Craxi, questi. Beh, Craxi era un po' anomalo, ma comunque. Ci stanno facendo rimpiangere troppo oggi i vecchi leoni. Perché Andreotti? Ma perché no? Andreotti c'è ancora. Perché no? Andreotti c'è ancora, quindi non è un vecchio leone. E l'ha fatto bene. Ma c'è questa sentenza un po' strana che dice che l'ha prescritto, però l'ha ritenuto responsabile. Se l'avesse fatto, a un capo di governo deve essere permesso. Avere rapporti con le cosche mafiose? Ma certo. E Falcone però non li ha avuti? Falcone, scusi, è un altro caso. Falcone l'hanno ammazzato. Dalle cosche? Sì, ma se anche l'Andreotti. È stato un processo voluto così, ma non era neanche da fare. Un po' di dignità, amici, forza! Scrolliamoci di dosso questa resina! C'è l'impunità, dell'ignoranza, della disinformazione! Forza, ragazzi, un po' di vitalità, eh? Diamoci forza! Signore, ha letto le targhe? Cosa ne pensa? È assurdo cambiare dopo 20 anni, mettere un'altra targa,
tra l'altro in periodo elettorale come si anche ricorda quegli anni? Sì, mi ricordo molto bene. A parte che era il 16, perché lui è morto dopo mezzanotte, perché quando la vedova che ha telefonato Calabresi era già passata mezzanotte, mi ricordo, quindi casomai era il 16. E a distanza di più di 20 anni cambiare, mettere un'altra targa, eccetera, quando si sa che c'erano delle responsabilità, anche se poi non sono state accertate giuridicamente, mi sembra inutile. Quando uno è morto stare a mettere due targhe, dividersi anche dopo che si è morti, proprio, mi sembra proprio una pessima idea. Ecco. C'è un'altra targa di cui si parla, la targa per Bettino Craxi in piazza Duomo 19. Ne ha sentito parlare? No, ma l'hanno già messa? No, l'amministrazione Albertini voleva metterla, poi ci sono state delle polemiche, l'hanno sospesa per ora. È un eroe anche Craxi. E per il professor Prodi? Beh, insomma, così così. Lei? Senta, prendiamo il semaforo. Mercoledì 29 marzo, 9-10 aprile si vota, riprendiamo le trasmissioni di Radio FOP. C'è un piccolo regalo per voi oggi. La poesia di Sandro Bondi, coordinatore nazionale di Forza Italia, si intitola A Silvio, è dedicata a Berlusconi. Sandro Bondi scrive: vita assaporata, vita preceduta, vita inseguita, vita amata. Vita vitale, vita ritrovata, vita splendente, vita disvelata, vita nova. Chi c'è sul balcone? Ale e Giorgia. Chi? Alessandro e Giorgia. Alessandro e Giorgia? Sì. Il vostro divo. Lo amate? È figo. Voterei per Prodi. Però? Ma bisticciano come i polli di Renzo Tremaglino tra loro, è una vergogna. Pensate a quella povera gente che hanno pensioni da 400 euro al mese. 400 euro. Vorrei portarvi alcune informazioni, come è nostra abitudine qui dal balcone di Radio Foppa, e cominciamo con un convegno che si è svolto ieri al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta. Ebbene, di cosa si discuteva in un giorno di fine marzo del 2006, con i problemi dell'economia, della mafia, della competitività, dell'assenza di libertà economica, dell'inquinamento e così via? Si discuteva di giustizialismo, cioè si discuteva di toghe rosse, per affermare il teorema che Mani Pulite è stata un colpo di Stato, che c'è il pericolo che il Partito Comunista riprenda il potere in Italia con metodi illegali e che quindi bisogna fermarli. Non ne frega me. Votando per Berlusconi voto per i delinquenti. Ah, e se voto per Bertinotti e se voto per Caruso come la mettiamo? Ma intanto non ci sono pregiudicati con sentenza definitiva. Ma penso a te, ne ha 33 euro di Caruso. Sono meglio coloro che rubano i supermercati o sono meglio i mafiosi e collusi con la mafia? Caruso dice, ostia, mi metto in lista così evito le 33. E Dell'Utri cosa dice? E quindi ormai quindi a questo punto lo si rivolta, giusto? Me ne frega. Ho capito. Scusi, E Previti? Ma votando Forza Italia vota Previti e Dell'Utri, ne è consapevole, certo, di questo. Certamente. Personaggi da operetta, personaggi da fumetto, personaggi che sarebbero incredibili anche al cinema, in una pessima sceneggiatura. Lo scandalo di un governo su misura, lo scandalo della corruzione legalizzata, lo scandalo dell'eversione costituzionale. Ci ha ingannato e vuole che io voti per Berlusconi. Non lo posso vedere. Quando c'è la televisione, c'è libertà di parola, sì. Non c'è più Mussolini. Esatto. Perché quando lui me l'ha promessa. Lo spazio del ragionamento deve essere annullato, mentre la propaganda e la censura si dilatano a dismisura.
Vedete, un paese non può mai essere libero se i suoi cittadini permettono di essere rappresentati da una banda di criminali dal colletto bianco. No, so chi devo votare. E come, da cosa lo saprà? Adesso sentirò le dichiarazioni. Le dichiarazioni in televisione o no? Ci sono tante cose che non mi piacciono, sono tutte sembrano rappresentazioni, non c'è sostanza, non so come dire, c'è un continuo dire e poi ribattere e compagnia bella. Signora, permette una domanda? 9-10 aprile si vota, già le idee chiare? No, in assoluto. Andrà alle urne? Assolutamente sì. A fare il suo dovere civico? Con tutto il cuore, anche perché un figliolo era un ragazzo, per cui bisogna. Ma si vota per la conferma del governo o per il cambiamento? Qual è l'umore? Pensi, la cosa disastrosa è che non ho umore, non si sa da che parte tende, questa è la mia indecisa. La mia ansia sì è questo, non riesco a capire se devo votare l'uomo o il partito, capisci? Questa è una cosa gravissima. Destra o sinistra? Centrodestra. Motivo? Orientamento da sempre. Culturale? No, economico. Guardi, io che mi muovo dalla mattina alla sera all'esterno, cioè sono una mamma sì, ma mi muovo all'esterno. Proprio all'esterno dove? In città? All'estero? Governo una famiglia notevole, di conseguenza mi muovo quotidianamente. Le posso garantire che moltissime innovazioni ho trovato, perché dire di no è una bugia. Cioè io mi siedo adesso e aspetto all'INPS, prima non mi sedevo. Questo è poco, ma sicuro. Ma da lì a capire che cosa è accaduto non sono ancora in grado. Mi credo, vedo delle belle aiuole, mi piacciono molto. Le dico, mi muovo, per cui non sono ferma, sì. Però non sono in grado, proprio qua è un'immensa confusione. Sto seguendo anche stranamente la politica. Cosa? Dibattiti. Beh, creda, non l'ho mai fatto, ma proprio perché capisco che avere un figlio di 20 anni, lei mi sembra. Suo figlio cosa dice? Generoso. Mio figliolo è ancora più confuso di me, perché sono tutti apolitici i figli di oggi, questo è il problema, capisci? Nemmeno si è più combattivi. I figli c'è molta opatia, c'è molta indifferenza. Sono apolitici, sono proprio rattristati. E se vince Prodi che succede? Tanto dovrà fare una politica di centrodestra. Quindi è lo stesso? Quindi è lo stesso. Ma tu, per me, che c'erano della gente che diceva quando andava a Berlusconi che faceva voto, ma qualcosa avrà fatto, penso. E per lei? Per me non è che ha fatto tanto, perché io per il lavoro, io parlo come dai lavoratori, no? Perché ha aumentato gli anni da noi che noi siamo su tutte le temperie. Lavoro usurante. Eccolo. Mi sentite? Oh, arriva il messaggio? Arriva? Com'è l'acustica là in fondo? Buona? Vado avanti? Come andranno a finire le elezioni? Ah, la Lega vince, no. Porterà a casa minimo il 7-8%. Lui sa le cose, diciamo, che io arrivo che ho trovato il parrucchiere chiuso. Ha trovato il parrucchiere chiuso? È quello lì, quello che non costa molto. Quale? È la scuola parrucchieri, no? Via Santa Maria della Valle. Ho capito, e quindi è venuta sono qui? Sono arrivata dalla Nord a piedi e poi ho trovato chiuso. Vota Lega? Vota Lega? Ma adesso vediamo, perché questo è convincente, però dice che le tasse, sì, ma cosa vuole? Io sono divorziata è una persona rovinata. Umberto lo vorrebbe di nuovo al governo, se possibile? Sì, senz'altro. Perché il cervello è perfetto, ricordatevi. Sì. Cosa ne pensa? È un grande uomo, un grande condottiero. Grazie all'aiuto e all'appoggio della gente. Vincerete? Me lo auguro. È rivolto questo dialogo a distanza a chi pensa che io sia un pazzo. Vedete la forza della libertà qual è? E che è più forte di ogni potere. Posso entrare ovunque, in ogni casa. Amici, quando? Quando?
quando apriamo gli occhi, ora o nel prossimo millennio. Mi hanno detto si trovi qualcuno, ma non è facile al giorno d'oggi, perché quelli della nostra età sono molto diffidenti, capisci? Se si avvicina una donna non le rispondono neanche. Perché? Perché hanno paura che non sia una persona seria, affidabile. Siccome non li guarda nessuno, che sono anziani e sono un uomo qualunque, no? L'uomo qualunque. E allora diffidono e non rispondono. E cosa vuol trovare un altro? I vicini di casa sono tutti sistemati o se no vivono assieme così e vivono assieme, capisce cosa voglio dire? Fra amici vivono assieme per non pagare molto. Cosa pensa di Berlusconi? Berlusconi a me non dispiace perché vedo che lui ci mette, è umiliato, guardi, e lo umiliano, e allora ha detto quella parolaccia lì, ma anch'io quando mi scotto col brodo bollente dico vacca, troia e puttana. È inutile che diciamo, beh, ci sappiamo dividere questi pochi soldi che abbiamo, a pensione dicono che non si può aumentare, allora... Berlusconi aveva promesso di fare del... Aveva promesso fin quando i 70 anni, io ne tengo 73, e non mi ha dato né per i 70 anni né per i 73 e né a minima che mi doveva aumentare. Ma lei l'ha votato 5 anni fa? Ma io sempre l'ho votato. E adesso? Non importa che adesso, guarda, è stato un po' così, pure a lui e voto. Adesso lo vota ancora? Sì, che lo vota ancora, perché chi va su, fanno tutti i loro comodi. E quindi? Quindi, e allora io mi voto il mio, che l'ho votato sempre, e lo voto sempre. Berlusconi. Allora, di chi sta sprofondando nell'ignominia il nome dell'Italia nel mondo, è chiaro? Perché devono capire! Perché devono aprire la mente, o non andate a votare, o se votate, votate per mandare a casa il bastardo impunito di Arcore. È chiaro? Questo dialogo di parola libera è rivolto alla signora casalinga più lontana da qui, che pure sente un po' di rumore e forse ha già chiamato i carabinieri. Signora, sto parlando a lei, anche se non la vedo. Tu là in fondo che mi ascolti, sai cos'è la Costituzione? L'hai mai letta? Sì, conosco la storia qua. Conosco la storia che fa pietà, capisci? Fa pietà e la colpa magari è nostra stessa. Nostra stessa, come tante cose si fa tante volte, ci tiriamo la zappa sui nostri piedi, che significa pensa a suicidio anziché ammazzare gli altri, perché tu suicidi. Non è bello. Io dico una cosa, che è meglio essere uniti in amore e con Dio. Sa cosa significa? Uniti con amore e con Dio anche, assieme a noi, se vogliamo vincere. Se vince la sinistra c'è il rischio di una nuova Piazzale Loreto. Sa cosa accadde qui in Piazzale Loreto 60 anni fa? Non lo sa sinceramente perché sono di Roma. Mi ricordo che ero lì, aveva piovuto la notte precedente, avevo le calze bianche, c'era una calca che non finiva più, sono arrivato a casa tutto bagnato, tutto sporco. E ho fatto tempo a vedere proprio Mussolini e tutte le petacce, tutti gli altri gerarchi che hanno portato lì, li hanno appesi come dei salami. E prima di appenderli li hanno buttati tutti per terra come dei sacchi di rifiuti. E beh, glielo posso spiegare io rapidamente. Praticamente Mussolini fu appeso per i piedi assieme alla sua amante Claretta Petacci dopo la guerra, la fine della dittatura. Loro dicono, se vince la sinistra c'è il rischio di una nuova Piazzale Loreto per Berlusconi. Secondo lei? Secondo me è sbagliato. Cosa? Della nuova Piazzale Loreto. Non c'è questo rischio o c'è? Secondo me è sbagliato che c'è questo rischio. Se ne parla in questi giorni, sa perché signora? Perché la figlia di Berlusconi, Fedele Confalonieri, dicono che se vince Prodi c'è il rischio di una nuova Piazzale Loreto. Lei ci crede? Oh Madonna, ci crede sì, succede tutti i giorni, può aprire la televisione, una cosa incredibile. È incredibile, al fatto di questo bambino qui che siamo lasciato tutto stoccato. Io pianto ieri mattina,
parte questa, ma tutte così. Adesso mia figlia prende 800 euro di, che va a lavorare, 820, ha dovuto pagare 46 euro, ha dovuto fare la ecografia vaginale, 46 euro, c'è problemi di cuore, se, quella poca pensione se le mangia tutta medicina. Ma non devono far capitare queste violenze lì, ormai non siamo più in quell'era, siamo diventati un po' più civili, penso. O vogliamo tornare indietro invece di andare avanti? Speriamo di andare avanti. Quello che dico anch'io per Bacco. Signora, di Berlusconi cosa pensa lei? Berlusconi taglia le palle proprio. A Berlusconi taglia le palle. Io gli ho dato una volta perché mi ha fregato, che 500 euro. Io ho l'epatite C, sono malattie, il 70% sono malati. Io prendo solo 420. 400. Non lo vuole più votare? Io devo votare a Berlusconi, io, quello che ride sempre come... Perché lui fa il così, diritto a sua maniera fa. Cioè, la legge sul conflitto di interessi va fatta oppure no? Ma bisogna accordarsi nella vita, senza fare tutte queste casine, queste rivoluzioni, questi picchiare, massacrare, spaccare le vetrine, perché tanto non serve a niente. La violenza non serve, ma per Banco, la musica, fate un bel concerto, vi venga a suonare qua, che sto facendo il concerto per i bambini ciechi. Allora io andrò a votare solo contro Berlusconi, non ci fosse Berlusconi io voterei per la destra, hai capito? Voto sinistra per andare contro di lui, per gli stronzi, non si rendono conto di aver fatto solo legge a suo favore eccetera eccetera, non si rendono conto. Sembra che, siccome è passato, i primi 3 anni del suo governo li ha fatti a favore suo. Gli ultimi 2? Ha dato qualche briciola al popolo, qualche briciola l'ha data. Tanto tempo fa. Aprile 45. Tanto tempo fa. Lei era qua in zona? Ero là, nella mia casa. Qui in zona, sì. Sa che Berlusconi dice che se vince la sinistra c'è il rischio di una piazzale Loreto? Ma no. Le sembra possibile? No. Ma siamo brava gente qua. Com'è? Siamo brava gente, non vogliamo fare fastidio. No. Io non sono per nessuno, è per tutti. Quando vedo, giro, perché mi viene proprio come un rigurgito, non si può fare una cosa così. C'è un paese molto diviso, lo sa? Lo so, molto lo so, diviso. Lo so, lo so. L'ha visto? Da bambino? C'ho 70 anni. E come ricorda quel brutto episodio? Non tanto bello. A me mi ha fatto, diciamo, mi ha lasciato un po'. Come si può dire, in corpo un qualcosa, essendo bambino, a vederlo appeso, con i piedi, con la testa in giù, mi ha lasciato un po' un vuoto. Buongiorno, possiamo fare una domanda? Di che tipo? Piazzale Loreto, ricorda cosa accadde nella storia italiana? 45? Sì, aprile lì. 45. Accidenti, sì. Se no voterei a destra, ha rovinato Fini, che per me era il migliore, l'ha rovinato, cioè l'ha azzerbinato. È un documentario indipendente sugli ultimi giorni prima delle elezioni. Indipendente cosa vuol dire? Per lo stiamo realizzando in 2 amici. Perché giornale? No, lo stiamo realizzando un amico Riccardo Farina ed io, da soli. E voi siete schierati a destra o a sinistra? No, beh, quando si fa un documentario non si può dire di non essere schierato, per cortesia, se no non le dico come sono schierato io. Ma non si può fare un documentario in modo rappresentativo di tutte le opinioni, secondo lei? Direi proprio di no. Non più? Non più, non più. Non più in questo paese? Non più. Quindi non c'è più informazione libera? Soprattutto un documentario a sfondo politico, insomma. Se lei lo fa a sfondo... Ma non è un po' triste questo? Molto triste. Non è destra, è censura! Non è destra, è banditismo dal colletto bianco! Non è destra! E abuso di potere conclamato! Non è destra! È legge su misura! Le posso dire che ci sono ancora degli operatori della comunicazione liberi e indipendenti che cercano di dare tutte le notizie? Non le credo. Mi permetta, con tutto il rispetto del suo mestiere, non le credo. Non le credo perché non ha senso, non è finalizzato. Perché mai lo farebbe? Ma a che pro? L'informazione non dovrebbe essere finalizzata a convincere? No. A informare. Esatto. Informare per? Per far sapere. Informare per far sapere, sapere per? Decidere.
decidere, quindi a questo punto ha detto tutto lei. Decidere vuol dire prendere posizione. Quindi l'informazione serve a convincere? L'informazione serve a convincere e a convincersi, certo. Non a far conoscere. Non perché uno urla, signori? Perché si è rotto l'anima che una banda di prepotenti e di delinquenti della politica stiano abusando del potere ogni giorno e ogni sera, ingannando le persone, signora, censurando la libera stampa, signora, criminalizzando i giudici, cara amica, e quindi celebrando per legge la propria impunità. Affarismo, corruzione, impunità, signora. Ecco Berlusconi, ecco la sua banda eversiva. Tutto il mondo sa, tutto il mondo parla di noi, signora. L'Economist, il Washington Post, signora, la stampa di destra liberale del mondo libero parla di noi e ci chiede: perché non vi ribellate a questo governo eversivo? Signora, sto parlando alla parte più integra della sua coscienza. Grazie per l'attenzione. Far conoscere. Ma sì, far conoscere e convincere. Contro Berlusconi, è una lotta contro la vostra indifferenza. Ciao! Il mondo civile sa cose che voi ignorate o sottovalutate. Tre parole chiave, amici: affarismo, impunità, manipolazione. Questo è Berlusconi, amici. Voi lo sottovalutate, ma è un pericolo anche per la vostra vita, amici, anche per la vostra dignità, signori, anche per la vostra informazione, voi che lo votate. Sapete come Berlusconi considera il suo pubblico? Parole sue, un pubblico di undicenni di prima media che non sedevano neanche al primo banco, cioè considera i suoi elettori dei bambini un po' fessi. Madre forse assassina di coglie, invece non è così, cioè però a furia di ripetere queste falsità diventano verità. Quindi avete sentito? Quella signora ha detto che voterà per Berlusconi perché la moglie di Prodi è imparentata con la signora che forse ha ucciso Samuele a Cogne. Avete capito? Cioè veramente, cioè, tenere prigionieri degli elettori, milioni di nostri connazionali, di favole nere, no? Cioè, il cappuccetto rosso, il lupo cattivo, queste cose qui, no? I comunisti che ammazzano i bambini. Ed era in buona fede quella signora, e questo è il guaio. Allora, come fai a votare per la sinistra se non sai come si fa a fare i figli? Ma noi di sinistra sappiamo poco. Noi della sinistra non sappiamo niente. Poco. Niente, non poco, niente. Quindi lei vota a destra? Lei vota a destra? Ho detto che noi della sinistra non capiamo niente. Ho capito. Ma niente. Va bene. Vuole aggiungere qualcosa? Forse negherebbero fiducia al nano di Arcore e alla sua banda di avvocati. Invece lo spiritista Prodi fa funzione, lo spiritista Prodi. Lo spiritista Prodi, quello che faceva lo spiritismo. Mi può dare qualche informazione precisa? Faceva lo spiritismo, Prodi. Mi può dare qualche informazione precisa? Quando ha detto gradoli, quando faceva lo spiritismo. Quindi, vedete voi, cattolico, spiritismo. Però non ci sono pregiudicati in Parlamento. Mamma mia.
sa che Dell'Utri? Sì, sì. 9 anni per mafia? Sì, sì. Lo sa? I comunisti no, vanno bene i comunisti. Previti 11 anni per corruzione di giudici? Sì, i comunisti. Che 25 hanno pregiudicati? Popoli e nazioni. Con sentenza definitiva. Perché parla di stalinismo? Io le parlo di condanne penali. Infatti il consorte non è comunista. Si è dimesso da una cooperativa ed è sotto processo. Non è... Ha portato 50 milioni. Ma non è candidato. Non è candidato, signore. Vede che... Ma non dite nel tuo... Non è candidato. Lei sa che cos'è la disinformazione? Io sto facendo informazione. Consorte non è candidato, signore. Informazione dell'unità. All'eutanasia. È cattolica quindi? Sì, io sono cattolica, però sono stata malata molto, per cui sono un po' aliena a quello che è successo nel mondo. No, della leganti per la sezione. Ah, ah. Un attimo. Il Satana in persona. Lei lo detesta un po'. Io lo detesto molto. Cos'è che ha fatto? Ma l'esorcismo si riuscirà a fare? Ma io dico, ma ora questi hanno ammazzato gli ebrei, ci hanno fatto perfino paralumi con la loro pelle. Io, lui ha il coraggio di parlare di libertà, Berlusconi. C'è lei con l'alleanza nuova? No, lei cosa ne pensa? Lui ha detto toghe rosse, cooperative rosse e mangiatori di bambini. Bolliti. Quindi, se le informazioni che sto dando, e molti danno in strada, fossero alla portata di tutti in televisione, probabilmente ci sarebbero meno persone che dicono toghe rosse, toghe rosse, toghe rosse, e molte più persone che aprirebbero gli occhi, insomma, di fronte alla realtà, perché per me è uno scandalo avere 25 pregiudicati in Parlamento e 100 processati o condannati in primo e secondo grado, 99% di quali con la Casa della Libertà. Per lei, signore? È normale? È normale. È normale? Normale. Come è normale? Perché dall'altra parte è peggio. E quali informazioni ha a riguardo? Ne ho tante. Ma non c'ho voglia di star qui a parlare. E io invece ho voglia di star qui a parlarne. Perché lei parla a senso unico. È un uomo che ci crede. Si vede questo. E quando un uomo crede nelle cose va sempre bene. Signora, come l'ha visto Umberto? Bene, bene, ma lei non... Bene, bene. Decotto è un uomo che ci crede. Signora? Basta, un lì, ho già detto tutto. E se vince Romano Prodi che succede? Ma gli venisse una cancrena al Prodi? No, no. Non avrebbero amputato gli arti, a un pezzo per volta. Non si dice. No, mi lo dico, glielo direi in faccia. Forza amici, 9-10 aprile! Non siamo qui per un partito! Siamo qui per le nostre ricerche! Capisce signore qual è l'inghippo? Questo contrasto fra la menzogna di chi comanda e la verità di chi si oppone
se c'è questo contrasto di mezzi, questa sproporzione di potere fra i mentitori e i liberi opinionisti, lei accetta, consapevolmente o no, di vivere in un regime, ha capito? Benissimo, vedete anche la mia indignazione è razionale, sono calmissimo io. Sì, sì. L'Umberto mi sembra in forma. Sì, anche Fini, me lo fai presentare Fini? Lei è più finiano? No, io non voto neanche. È qui solo per lavorare? Alla Volkswagen. Lavora alla Volkswagen? Sì, le aspiro le macchine. Hanno mandato a casa il più grande giornalista italiano vivente perché parlava tutte le sere a 8 milioni di italiani. Forza Enzo Biagi, amici! È l'inno d'amore per l'Italia. Questa vince primo posto a Reggio Emilia. Questo signore avrà letto la Costituzione italiana? Buongiorno, sa che hanno riformato la Costituzione a colpi di maggioranza? Vedete, quel signore con il SUV, col macchinone, probabilmente la Costituzione non sa neanche che cos'è, perché lui dentro il SUV si sente al sicuro da tutto, eh? Buongiorno. Salve. Il 10 aprile si vota, il 9 e il 10 aprile, ha già le idee chiare? Non appartengo a nessuno io. Non andrà a votare? Io in mezzo a una strada e sono poeta abbandonato. Ma lei è un poeta? Sì. In questa città la verità si è detta. Indro Montanelli, 6 marzo 2001, intervista Repubblica. Cosa ha scritto Montanelli? Ha detto testualmente: nella mia lunga vita ho conosciuto tante Italie diverse, ma la peggiore per bassezza e volgarità è questa Italia berlusconiana. È davvero la feccia che risale il pozzo. Indro Montanelli, marzo 2001, intervista Repubblica. Norberto Bobbio, dall'altra parte, il campione della cultura di sinistra, ha detto che Forza Italia era un movimento per sua natura eversivo.
Quindi abbiamo il campione della cultura di destra, Montanelli, e il campione della cultura liberal socialista, che da tanti anni ci hanno messo in guardia, prima di morire, che il berlusconismo è il nuovo fascismo. Con tutti voi parlo, si offende? Sta seguendo? Senza offesa, senza offesa! Vi voglio tutti vivi, ragazzi, allegri! Leandro, che cazzo fa? Che cosa sono gli altri? Ma la priorità è mandare a casa la banda, signore. Ce lo chiede la cultura del mondo internazionale. I più grandi intellettuali italiani, da Montanelli a Bobbio, signore. Bobbio! Norberto Bobbio, signore! Indro Montanelli! Bobbio! Bobbio è stato sempre un falso! Ha fatto sempre la doppia faccia, Bobbio! Allora andate anche a nominare, che ha fatto prima il destro, poi il sinistro, l'altro. E Bobbio, che cos'è? Bobbio. Montanelli? Montanelli. Montanelli l'ha fatto lo stesso. Ma non andate nemmeno a nominare, scusa. E il direttore dell'Economist? La stampa internazionale? Ecco, 5 anni di governo Berlusconi, in sintesi che cosa hanno prodotto all'Italia? In sintesi è difficile, siamo caduti in fondo al pozzo. Dal punto di vista dell'economia e della finanza, che la gente sta molto peggio di una volta, dal punto di vista etico-civile, perché tutto si è sbrindellato, questo paese va ricomposto come dopo una guerra, ci sono macerie di tutti i tipi. Lei dice state zitti, ma che vita fa? La fa più felice di noi, signora? La fate più, fa una vita più felice di noi, lei che non parla, signora? Stiamo esprimendo le nostre idee, nessuno ci zitterà mai, perché la democrazia è la negazione del silenzio. E le auguro di comprendere che c'è tanto amore nella nostra libertà di espressione. Andiamo avanti. Vedi, uno cerca di sgolarsi, di star qui per spiegare delle ragioni valide per tutti e la sciuretta dice state zitti, no? Avendo introiettato germi di fascismo. Benissimo, benissimo, benissimo. Non è roba per me. Io non appartengo a nessuna pasta. Sì. Nessun partito? Ah, no, quale partito? Appartengo a una cassa da morte, tra poco me ne vado pure. Perché dice così? Sì, perché non voglio più niente a avere a che fare con questo mondo schifoso. Ecco, ma perché il centro-sinistra non ha parlato in campagna elettorale anche dei temi legati alla Costituzione, alla legalità, alla questione morale? Ma che io non portano voti? Non lo so, io ne ho sempre scritto. Signore, buongiorno. Torniamo indietro ancora. Adesso che stiamo andando bene, cosa andiamo a cercare? Sono 5 anni abbiamo fiducia nel nostro Prodi. Ma chi è Prodi? Chi è? Non lo so chi è. E chi è Prodi? È il candidato del centro-sinistra. Lo so, ma cosa ha combinato? Cosa ha combinato Prodi? Non lo dica lei. Dai, gli scandali Ciri, gli scandali che ha fatto. Ma a noi dobbiamo dire una cosa, Berlusconi è un imprenditore, lui li sa fare i conti. Sta da lavorare a 56.000 persone, ragazzi. Lui può smettere domani di lavorare, di stare in politica, dice, lui tanto vive benissimo. Cioè però è ricco, quindi non ha bisogno di rubare? No, certo. Ma ragazzi, ma mettiamoci in testa che lui i conti li sa fare. Li sa fare, signori miei. È venuto su, sì, qualcosa avrà fatto ai suoi tempi. Però ha creato un impero, sì, quando era ancora a Milano 2, Milano. Cosa ha fatto? Con l'aiuto di qualche politico. Ah, un po' di discorso di corruzione. Corruzione no. Permessi di poter, diciamo, amicizie, favori, queste cose. Sì. Piccoli intrallazzi. Esatto, sì, però diciamo che è riuscito a creare un impero e non ci dimentichiamo che lui dà da mangiare a 56.000 famiglie, ragazzi, non scherziamo. Senta, Prodi chi è? Non ha niente. Non lo so. Oltre il SUV c'è di più. Forza ragazzi! Non sognate solo cose materiali! Non parlate solo di calcio o di figa! Ragazzi! Vi stanno tenendo prigionieri della menzogna! C'è un'oligarchia banditesca che ha sconvolto anche la Costituzione! Sveglia! 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 Parleremo di etica,
di costituzione, di informazione vera, non l'informazione che tutti i giorni vi propugnano i Vespa, i Fede, i Bibum, i Mazza, qui Milano Libera. Nel 1993, prima di entrare in politica, era pieno di debiti. Alcuni analisti finanziari, certo non comunisti, ci hanno detto che aveva 7.000 miliardi di debiti. Oggi, 13 anni dopo, dopo 13 anni di politica, è uno degli uomini più ricchi del mondo. Buon pomeriggio, un'opinione su questo cartello, le sembra chiaro? Allora, sono tre parole chiave. Affarismo, più impunità, più censura, uguale Silvio Berlusconi. Se lo dite voi. È un'opinione, come un'altra. La sua qual è? Se lo dite voi. La condivide? Una vera e propria scelta se stare dalla parte dell'Europa civile, che trova scandaloso il governo berlusconiano, oppure farsi ingannare ancora, amici. Chiedo scusa del disturbo, ma è un disturbo apportato alla vostra consapevolezza. È ora di smetterla di dormire, amici. Attenzione col bastone, eh? Sto parlando a tutti i cittadini. Mi dà fastidio all'orecchio, non ha detto che... Chiami la polizia, chiami la polizia. Ma cosa chiamo? Manca di 3 metri, no? Quindi, amici, pensati. Forza, ragazzi! Legalità, etica pubblica, costituzione, informazione. Cosa vuol dire, amici? Cosa vuol dire, amici? La costituzione per la vostra vita, no? Voi andate al cinema. C'è il trone. Un attimo, spiego, perché bisogna cercare di far ragionare. Paolo, Paolo, Paolo. No, eh? Forza, ragazzi! Forza! Forza, coglioni! Forza! Minchioni! Tirate fuori i coglioni! Molto brava, eh? Ora io vorrei introdurre un concetto, cari amici. Svolgendo un servizio pubblico di ragionamento, di riflessione e di informazione. Stipendi azzerati a tutti questi stronzi. Quanti sono? 780? Quanti sono? Ecco, ma Paolo, 945. Ma, eh? 945. Ah, non 780. Com'è andata? Aspettiamo che finisca. Bene comunque. Ha sentito Tremonti? Certo. Cosa ha detto più o meno? Prego. Più o meno ci può sintetizzare cosa ha detto, perché non siamo riusciti a entrare. No. Sintetizzare che ha dichiarato ciò che era, si sapeva già. Quindi poteva anche non parlare. No, ma degli elementi nuovi sono emersi? Ma elementi nuovi, che quello che lui aveva già parlato in televisione, noi abbiamo accettato ascoltare. Adesso qui ha parlato la gente che non lo sapeva. Ah, lei è un simpatizzante del partito di Forza Italia? Io sì, caro signore. Bene. No, io non senza so. Offesa, senza offesa, no, no. No, io sto chiedendo. Sì, sì. Senza... E deve vincere Forza Italia. Perché?
Perché è una merda l'altro. Ride in faccia alla gente, che mio padre da bambino mi ha rimproverato quando io rido in faccia a una persona. Ma chi, di chi sta parlando? Del Prodi. Ah, Romano Prodi. Chi vuoi che parla? Come ride in faccia alla gente? Ma non hai mai visto? Ma allora lei è cieco? Non vedi che ogni volta che parla sorride sempre? Non è mai una persona seria. Però Berlusconi dice che sono troppo tristi quelli di sinistra. Lasci stare, io sto dicendo la faccia di lui. Grazie. Signora, Tremonti com'è andato? È eccezionale. È un trascinatore? È un trascinatore, ha ironia, è puntuale, è fantastico. E Roberto Formigoni? È il miglior politico che abbiamo. Sono la certezza che non possiamo perdere questa occasione, sono la sicurezza che noi dobbiamo scrivere la data a partire dalla quale l'Italia comincia a vivere, ricomincia a vivere, ritorna alle sue memorie, rispetta la sua Costituzione, si ricorda di essere nata la libertà dalla morte e dal sacrificio dei partigiani, si ricorda che la nostra identità è l'identità di uomini liberi, si ricorda che noi abbiamo un'identità molto forte e quando ci dicono se apparteniamo all'Oriente e all'Occidente, noi diciamo che apparteniamo alla razza umana e che è questo che ci unisce. Scusi, come finisce il 10 aprile? Io spero bene. Però la speranza è l'ultima a morire e non ci si deve basare sulla speranza, ci si deve basare sulla conoscenza e purtroppo è quella che manca in senso trasversale alla situazione attuale politica. Purtroppo non considero nemmeno le destre, ma proprio le sinistre hanno mancato in questa cosa. La partecipazione dal basso. Questi signori qui, di faltare di qui, già hanno creato problemi. Lei è autorizzato a stare qua? Eh? Lei è autorizzato a stare qua? C'è un'autorizzazione? Lei è autorizzato a stare qua? È un convegno pubblico? Mi sto chiedendo se è autorizzato. Per ora no. Una domanda non si replica con un'altra domanda. Ho capito. Oh, zizira su mizira, so zizimi ci chodira, sarebbe che si ziriaste mi ziriaste, zizimi ci chodira, la faina ziziro mizro, zizimi ci chodira. Non lo so, quel suino là non mi piace, che ti devo dire? È un mortadella? No, è un suino. Questo non si può dire, eh? Siamo al circo. Io lo posso dire, che cazzo io mica sono stata. Ma si può dire suino? Non lo so. E perché non lo posso dire che è un suino? È un suino, che cazzo è? Suino perché, scusa? Perché è un maiale, che cazzo ti devo dire? Ho detto suino per essere più fine, però è un maiale. Insomma non ti fidi della sinistra, eh? Ma come fai a fidare? Com'è andata, signora? Benissimo. Tremonti? È una cosa stupenda. E Formigoni? Formigoni l'ho sentito poco. Ma di Tremonti cosa le è rimasto impresso? Cosa ha detto di particolare? Di particolare proprio che mi è rimasto impresso, sì. È stata la barzelletta del treno dei bambini. Cioè quanto ha detto che c'è questa famiglia con la macchina sui binari di un treno. Il treno arriva, loro padre di famiglia pensa alla famiglia, mentre Prodi pensa al treno. No, ma tornando seri, comunque molti si fidano. Dammi un motivo perché mi debba fidare della sinistra. Vogliono fare la legge sul conflitto di interessi, che non hanno fatto prima, questo lo dicono. Per dire? Se hai perso il treno, cazzo, mo non è che lo ripigli. Ma Fassino me l'ha detto, proprio la farà. L'ha detto a me, eh? Chi? Quel Fassino. Lì. Ma Fassino. È un tacchino. Un tacchino, scusa. Fassino, è un tacchino. Ma la sinistra è la soluzione o parte del problema italiano? Vede, in politica si tratta di scegliere il meno peggio, quindi non è l'ideale, certamente, però è molto meglio di tutto il resto che c'è in alternativa. Ma io penso che il cambiamento vero da fare sia un cambiamento morale, di modo di concepire la cosa pubblica. Comunque siamo di un'associazione di Baggio, si chiama il Circolo Culturale e Ricreativo Il Baggese e abbiamo anche invece un bel giornale che è il giornale Il Milanese. Questi li portiamo. Prego. Posso vedere? Che ci mancherebbe altro. A Gaetano Pecorella. Ha fatto un libro sulla giustizia. Giusto. Posso tenere una copia? No. Ma ci mancherebbe lì. Molto gentile, anzi, grazie. Se ne vuole una, gli diamo anche la passione volentieri. Antica. È una vergogna. Neanche è andata? Una cioccolata. Neanche un bicchiere d'acqua. Non gli hanno offerto niente. Chi? No. No, io.
Non ha fatto neanche entrare a me, no. Per dire. Se ti vuole intervistare. No, io ma non chi è che non l'ha offerto nulla, signora? Qui, perché? Dicevo, no, perché uno anche assente, giustamente, certo. Dopo tante ore, neanche un bicchiere d'acqua. Lei da quante ore aspetta a Tremonti? È che ora siamo venuti? No, noi siamo venuti in perfetto orario, siamo arrivati. Io sono venuta alle 7:30. Quindi ma circa qui perché arrivati. Dicevano alle 8. La Moratti l'ha sentita? Sì, ah, sì, sì. Stato bene? Sì, sì. E Giulio? Giulio Tremonti? Sì, quello Giulio Tremonti c'ha maggiore, c'ha qualche battuta. Formigoni. Ah. Roberto Formigoni. Eh beh, quello è un bell'uomo. No, a parte quello, io non parto... Non... No, no, ma era un'osservazione estetica. Beh, quello lo sappiamo tutti che è un bell'uomo. È un bell'uomo, sì. Però io dico questo, il modo di parlare, di coinvolgere, ha quella proprietà di parola che veramente ti coinvolge. È appassionante. Formigoni. Da proprio, sì. Liberi dall'aver vissuto ogni mattina e ogni sera con l'immagine dell'amministratore delegato dell'Italia privatizzata che passeggiava su e giù per il corridoio a dire di quali di noi era contento e di quali di noi era scontento. Il mio grande orgoglio è stato che di me è sempre stato scontento. Faremo referendum, certo, almeno che tutti gli italiani sappiano la verità, non le coglionate che proponete voi. Voi siete coglionate, cazzo. Cosa avete fatto voi? Se non c'era, e lo so, ma cazzo, meglio coglioni che Berlusconi. È meglio Berlusconi che i coglioni, cazzo. Allora facciamolo, giriamolo dall'altra parte. Cazzo, diciamo tutta la verità, la qui la voi giornalisti, il 90% sono di sinistra, comunisti, socialisti, tutti impostori, cazzo, voi travisate la verità, travisate, i coglioni sono quelli che non capiscono un cazzo, capisci? Pecorella sì. È accusato di essere l'avvocato deputato su misura che gli fa le leggi per evitare la galera. Lo si dice in giro per Milano, anche sui giornali. È vero? No, so che lo dicono, però... Falso. Questo è da dimostrare. Vieni Sergio, abbiamo un nome. È da dimostrare. Un altro nostro rappresentante della zona. Cioè, si sta parlando di leggi su misura. È vero o falso che hanno fatto le leggi per evitare la galera? Non è vero. Spero di no. Ma credo che chiunque farebbe così. È per forza. Certo. È vero. Hanno fatto le leggi su misura? Certo. Ha fatto bene a farle? Questo sono affari loro, se hanno fatto bene o no. No, da cittadino, da cittadino. Ma mica tanto, scusami. Mica io lo chiedo da intervista. Mica tanto. Le leggi sono uguali per tutti. Quindi lei è un po' critica su questo aspetto? Su questo aspetto molto. Grazie. Ce n'è uno solo al mondo. No, nel mondo? Al mondo ce n'è e uno prima solo. Di lui chi c'era? Il più grande. Davide. Chi c'era? Bettino? Bettino? Guarda qui, guarda. Chi c'era? Mussolini, te. L'unico più grande. L'unico più grande, come, sì, grande? Come statista, più grande. Come statista. Più grande? Più non grande. In altezza, Come statista, Mussolini. È migliore, è migliore, sì, di Silvio. Sì, sì. Meglio Silvio o meglio Benito? E adesso i tempi che corrono, meglio Silvio. Io credo che la colpa più grossa che ci faccia, quella che faccia Berlusconi, è questa. Gestire una cosa pubblica via lo Stato, come se fosse una cosa privata, non è possibile. Non è. E poi credo che abbia influito... nell'aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato, il che è una cosa gravissima. Se vince la sinistra che succede, signora? Una domanda così. Senta, io non so cosa dirle, io le dico questo, che io sono cattolica, cristiana, eccetera. Io ho preso sempre la sinistra come dei comunisti, può darsi che non lo siano, come può darsi che lo siano. Quindi io sto nel mio brodo e ci sto una bene. Una scelta di campo. Prego. Prego. Prodi nel 1976 sì. Era inquisito per qualcosa del genere. Hanno fatto una cosa legge di preciso. Per abuso d'ufficio, roba del genere. Non mi ricordo più. Nel 76. Ecco. È stato fatto una legge apposta. Ma lui ha smentito però con i dati. No. Picorella ha smentito, tutti hanno smentito, anche Berlusconi. Lui ha fatto, il governo ha fatto una legge apposta per sistemare tutto. Ho capito. Tutto quanto. Ma in Italia non vinciamo, abbiamo mica, ma non vinciamo. Abbiamo mica la sfera di cristallo. Questi barboni della sinistra, calma, vinciamo calma. Contro bisogna, i barboni della sinistra. Bisogna battersi e basta, senza insultare mai gli avversari.
come spesso essi fanno. Prodi è stato messo a capo della per sistemare la questione della Super Corte Maggiore. La Super Corte Maggiore? Sì, è stato messo come presidente. Prodi, quale priorità avrà? Che bella domanda. Una battuta su Tremonti, com'è andata? Era simpaticissimo. Ha raccontato anche qualche barzelletta? Sì, tantissime. Lo voterete? Sì. Sicuramente. Anche la Moratti? Sì. Certo. E se vince la sinistra? Non credo. Beh, fa ridere. Una volta, quando l'ho visto io, che a Rutelli gli ha detto, no? Sì. Perché Rutelli ha detto, io quando facevo il sindaco a Roma, sì. Tremonti gli fa, perché facevi il sindaco? A me non mi risulta. Avevamo detto la forza di un sogno, cambiare l'Italia. Lo stiamo facendo. Scegliamo di non tornare indietro, scegliamo di andare avanti. Professor Cordero, sono Piero Ricca da Milano, buongiorno, spero di non disturbarla troppo, volevo semplicemente salutarla, sentirla, come sta? Fa piacere, come la vede questa cosa di domenica e lunedì, ce la si può fare ad archiviare la pagina nera? Io spero vivamente di sì, perché non si può più reggere altri 5 anni così. Vedremo lunedì se sta preparando qualche altro articolo o farà qualche commento dopo. C'è anche qualche nuovo romanzo nell'aria? Ho capito. Va bene, la saluto caramente con la stima e l'ammirazione di sempre. Arrivederci. Bene, ha detto di aspettare serenamente lunedì sera e vedremo, augurandosi chiaramente che finisca bene, così ha detto. Posso fare una domanda? Il 9 e 10 aprile si vota, cosa ne pensi dell'elezione? La votazione? Sì.
No voto. Perché? Non mi gusta. Di Berlusconi cosa pensi? Berlusconi? Non mi gusta. Non ti piace? Di Prodi? Nemmeno. Sei anarchico? Sì, credo in Dio. E voi non reagite? Ma ditemi stronzo, possibilmente, magari. Ma dite qualcosa. Cioè, quando vedo queste finestre chiuse, mi si chiude il cuore. Io sono mancino, vota sinistra. Bella questa, ciao. Diciamo, io voto per Forza Italia. Forza Italia? Sì. Motivo? Beh, diciamo che tra tutti è quello che merita un po' di fiducia. Prima che qualcuno cominci a dire una bomba in piazza, la metto su, su, su. No, ma in realtà la bomba sono io. Icarus, porca miseria, farmi fare un po' di figura, Berlusconi corruttore e piduista. Ma volevamo sentire lei. Cosa si dice di Berlusconi in Europa? Oh, brutta cosa, è un lanzarone. Lazzarone? Un lanzarone che ha preso, ha preso il potere. Senatore, scusi, ma parliamo un attimo della prescrizione per mafia? Mi è andato un volantino qui, guardi qui. Dilla. Prescrizione per mafia, la sentenza della Corte di Cassazione. Questo è il testo della Corte d'Appello confermato dalla Cassazione. L'ha letto? Sì, sì, ma guardi, però se lei mi dà il suo indirizzo gliela mando tutta. No, ma l'ho letta interamente. Sì, no, c'è scritto tutta... che lei è un colluso con la mafia, senatore. No, no, sì, guardi, ma, bene. Ma guardi, non è scritto così. Se lei prende questo estratto, detto così sembra. Mi lascia in pace, per favore? Eh? No, sto parlando con una guardia che mi impedisce di fare una domanda. Ma perché? No, scusi, siamo un paese libero. Benissimo, di domande grazie. E anche di risposte. Se lei mi manda l'indirizzo, le mando il testo integrale della sentenza. L'ho letta interamente. E beh, allora? C'è scritto che un senatore a vita è responsabile di collusione con la mafia. Sentenza della Corte di Cassazione. No, scusi, lei legge la sentenza della Corte di Cassazione. Non è vero affatto che dice questo. Raccoglie della sentenza di appello una frase che presa così può sembrare. Cioè, la sentenza di appello nei confronti di una delle collusioni che avrei visto... uno di questi in una tenuta di caccia un certo bontate così dice che non potevano essere fatti i riscontri perché era superato il periodo della prescrizione, ma quindi è l'unico riscontro fatto nel processo che c'è nel processo di primo grado, come questo per fortuna aveva detto una data, anzi aveva detto proprio di questo episodio, aveva detto questo testimone che era corrispondente con un rally automobilistico che lui aveva fatto, quindi si ricordava benissimo. Io ho potuto dimostrare che in quella data io ero in Giappone. Quindi dopo non ci sono ritornati sopra perché dice che non si poteva più perché era passato il periodo della prescrizione. Quindi guardi, lei legga la sentenza, nessuno. Quindi è normale che un senatore a vita sia descritto dalla giustizia italiana in questo modo, secondo lei? Da lei insomma ha un'area da procuratore della Repubblica. No, faccio domande che i giornalisti non fanno più, senatore. E anche lì, perché lei è più bravo di tutti, quasi un po' più umile, forse va bene a tutti. Forse è il sistema che marcia, senatore. Le guardie mi lascino in pace per gentilezza. Le guardie mi lascino in pace per gentilezza. Ma senta, ma lei, scusi, ma dai numeri oppure così? Le sto facendo delle domande, senatore. Sì, ma mi pare che insomma... Mi stanno trascinando via le sue guardie del corpo, senatore. Cosa fa?
Ma cosa fa, senatore? Dove sta scritto? Guarda, nessuno lo tocca. Mi stanno trascinando a sua insaputa. Ma vedo che sta fermo, scusi, allora lo so io che è distratto. Scusa, lasciatemi in pace. Il senatore ha detto di lasciarmi in pace, per gentilezza. No, senta, un po' di provocazione mi fa bene, mi fa tornare a 30 anni fa quando benissimo. Ce n'erano molte di più, più vivace la cosa. Adesso qualche volta è un po' tutta nel mondo è uno scandalo il suo caso, eh? Senatore, nel mondo il caso Andreotti è uno scandalo nazionale. Guardi, proprio non direi, dunque io e le testimonianze che ho avuto io da tutte le parti, italiani e stranieri, ho avuto molto di più dopo che prima, perché molta gente, scusi, da 1944, quando mi occupo di queste cose, sa come lavoro e sa quello che ho fatto, quindi insomma... Mi dispiace di deluderla, se lei lo ha fatto un piccolo show, lo ha fatto... Le ho fatto delle domande, grazie.